E ben ritrovati di nuovo su Review You. Settimana Black Friday, ho selezionato 11 prodotti per voi andando a guardare accuratamente su Amazon i cali di prezzo, guardando graficamente nei mesi l'andamento dei prezzi, quindi ho scelto solo 11 prodotti che reputo validi e di cui ho guardato anche appunto le fluttuazioni dei prezzi. Non si tratta di sconti farlocchi, quindi aumenti del prezzo prima, qualche giorno prima e poi diminuzione, ma in verità degli aumenti veri e propri. Sono anche alcuni prodotti che sono andato già a recensire, e trovate qui in descrizione le video recensioni, ma anche i link dei prodotti che vedrete in questo video. Parliamo del 23 novembre, quindi prezzi ad oggi, ovviamente dura una settimana questo Black Friday, potrebbero aumentare o diminuire i prezzi, quindi cliccate e vedete poi se corrispondono. Tra l'altro, una cosa che pochi sanno, tutti i prodotti che presentano questa etichetta, questo label Black Friday, se dovessero appunto subire delle diminuzioni di prezzo dopo che l'avete acquistati, Amazon promette di rimborsarvi, cioè di darvi la differenza di soldi che avete pagato in eccesso, quindi una cosa fortissima. Iniziamo subito. Il primo prodotto che vi vado a mostrare e che andrò probabilmente a comprare per un regalo di Natale, alcuni di questi prodotti infatti li andrò anche a acquistare personalmente e alcuni li ho già acquistati. Stiamo parlando però del nostro Kindle, che vi permette in questo caso non solo di scrivere, perché appunto vi permette di scrivere attraverso il pennino premium, ma anche vi permette di leggere ovviamente degli ebook. Lo trovate da 16 GB da 400 euro a 289, quindi un prezzo veramente potentissimo. Solo ad ottobre era sceso a 309 euro. Io adesso qua sto leggendo appunto i vari andamenti di prezzo e ve li dico senza problemi. Come vedete, potete scrivere, potete utilizzare tutte le funzioni che c'ha ed è veramente valido. Lo trovate da 16 GB a 289 euro. Passiamo con il secondo prodotto che ho selezionato. Si tratta dello spazzolino elettrico super nuovo Oral-B. Abbiamo uno sconto del 55% con custodia da viaggio, due testine, dentifricio, stazione di ricarica e il prezzo nei mesi era sui 137 euro. Quindi effettivamente questo 49,99 euro è davvero vantaggioso, uno sconto veramente bello che ne vale la pena, soprattutto perché Oral-B è una marca che promette bene. Andiamo a vedere il terzo prodotto. Terzo prodotto è una giacca che io sono già andato a acquistare ad un prezzo maggiorato in passato, giacca della Levi's originale che potete vedere anche qui nelle immagini. E ci sono diverse colorazioni. L'avevo pagato sugli 80, se non erro, qualcosa del genere, scontato, ma adesso trovate alcune di queste colorazioni ad un prezzo veramente vantaggioso, cioè di 76,90 euro, ad esempio la colorazione black. Io andrò a acquistare la colorazione black perché ad un prezzo così non l'ho ancora vista, e così almeno ho sia la versione nera ma anche la versione jeans chiara. Come vedete la taglia S è 76,90, black, 15% di sconto, però avete anche la M 76,90. Come vestibilità mi piace una S, io sono alto 1,73 sui 60 e passa chili e devo dire che veste bene. Ovviamente dipendenza del colore, dipendenza della taglia cambia un po' il prezzo, però trovate sia in sconto Black Friday questa colorazione Stonebridge e quella nera. Poi per altre colorazioni c'è anche addirittura questa beige che in verità arriva anche a 71 euro, quindi ancora meglio. Prezzo davvero vantaggioso, solitamente ripeto sui 100 euro, ad ottobre era scesa a 90, ora 76 euro. Io ai tempi quando l'avevo comprata era sugli 80, quasi 90 euro se non ricordo male. Mi trovo bene perché la sto utilizzando da tanto, è calda e quindi anche in inverno è veramente bella. Eccola qua. Passiamo al prossimo prodotto. Si tratta sempre di Levi's, una magliettina carina che potete abbinare con qualsiasi jeans. L'andrò a comprare anche questa, colore Olive Night, 9,67, uno sconto del 40% in cotone poi,
E devo dire che ovviamente stiamo parlando di Levi's, quindi di un marchio a 9 euro, non so se si trovano in giro così a un prezzo così basso, ne vale la pena acquistarla. Diversi colori, cambiano i prezzi a dipendenza della taglia ovviamente. Io opterò per una XS più che altro perché calzano un po' larghe, quindi chi ha una S solitamente un XS potrebbe anche andare bene. Comunque guardate qui nel link in descrizione tutte le informazioni. Passiamo col prossimo, Amazon Fire Stick, ok, è questo qua che vi permette di andare su Netflix, Prime. Io ce l'ho già la versione che avevo acquistato in passato e che sto utilizzando anche per vedere tutti i film su Prime Video, Netflix e anche su YouTube. Comodissimo. Ovviamente questo prodotto io ai tempi l'avevo pagato di più, adesso ha uno sconto del 40%, cioè lo pagate 27 euro. Solitamente invece però oscilla sui 40 euro, quindi non stiamo parlando di pochi spiccioli. E questo è, come vedete, il prezzo solitamente sui 40. Guardando i grafici è appunto sui 40 euro, ma con 27 euro devo dire che conviene davvero comprarlo. Sto pensando se acquistare un altro per una seconda televisione che ho a disposizione. Ottimo prodotto, quindi passiamo al prossimo. Questo può essere un prodotto, magari un regalo carino per la mamma, per la fidanzata, la fidanzata magari no, ma comunque un regalo carino che potete farvi anche voi per la casa. Allora, stiamo parlando della candela Yankee da 623 grammi, solitamente su Amazon vanno sui 33 euro e guardando anche il grafico dei mesi adesso abbiamo un 19,99 euro, 40% di sconto, ne vale quindi la pena. Non sono quelle piccole, sono quelle comunque da oltre 600 grammi. Solo un giorno di ottobre c'era stata un'offerta lampo simile su questo prezzo, però dopo il prezzo stava sui 33 euro, quindi 19 euro, super prezzo. E come vedete ve la mettete anche vicino all'albero di Natale senza incendiarlo e dura tantissimo. Originale. Passiamo a un altro prodotto che chi guarda i miei video appunto conosce già, è il power bank recensito, che è veramente fenomenale, ce l'ho, lo uso abitualmente, Charmas, penso si pronuncia appunto così. Abbiamo un 10.000 mAh, abbiamo diverse colorazioni disponibili, l'ho già recensito, quindi come vedete c'è diversi cavetti che potete attaccare i prodotti, quindi ricaricandoli contemporaneamente, super veloce, non è neanche pesante, ha tutti i cavetti e quello è proprio utile, senza dover portarvi vari cavetti, li usate, li staccate e funziona da Dio, diverse porte USB ricaricabile e trovate diverse colorazioni. Lo pagate adesso 16,27 euro, solitamente è il prezzo sui 22-23 euro, ora appunto con 16 euro è un 30% di sconto che potete ancora applicare, quindi andate a cliccare qua e da 16,27 togliete ulteriori soldi, quindi praticamente ve lo stanno lanciando addosso e vi dicono lo vuoi, e devo dire che per il prodotto che è ne vale veramente la pena e quasi quasi ne compro un altro da regalare. Tra l'altro questo qua, non scherzo, ne ho già acquistati due di questi qua, quindi magari ne compro un altro da regalare perché è davvero un bellissimo prodotto. Link in descrizione anche di questo prodotto. Passiamo a un altro prodotto, una maglietta Calvin Klein giovanile, marchio originale, come vedete è black, costa 22,79. Devo dire che solitamente il prezzo è sui 28 euro, era scesa anche a 25 euro, però per 22 euro ne vale la pena. È comunque uno sconto che vi permette di portarvi a casa una magliettina davvero bella, che acquisterò sicuramente e poi andremo magari a vedere insieme questi prodotti che ho acquistato anch'io e che vi sto consigliando. Farò un video apposta dove vado a unboxare e recensire questi prodotti che acquisterò in questa settimana del Black Friday. Quindi questo è un altro prodotto, anche qui il link in descrizione che vi lascio qui sotto.
conviene, 22 euro, bella, diverse taglie, diversi prezzi, ovviamente da 22 fino a la taglia, no, MSL sono sempre 22,79 e diverse anche colorazioni. Andiamo a vedere questo speaker. Questo speaker ce n'ho anche qua due, li uso comodamente, sono bellissimi, già, sono già andato a recensirli, della Anker, lo sapete benissimo, modello Soundcore 2, vi lascio il video della recensione. Ora li trovate a 22,89 euro. Devo dire veramente che io quando li ho acquistati non erano a questo prezzo, purtroppo. E adesso a 22 euro è un prezzo veramente concorrenziale e qualità veramente buonissima, sia in termini di suono e anche portandoli in giro, è comodo, ha un bel design. Quindi questo costa adesso 22,82 euro. E devo dire che è veramente bello. Nei mesi precedenti il prezzo variava sui 37 euro, quindi conviene comprarlo, acquistarlo. Passiamo agli ultimi due prodotti. Per gli appassionati della palestra, di home gym, ovviamente un prodottino carino. Si tratta di una canotta marca Leone, 18,99 euro, un 13% di sconto, di solito sui 23-24 euro. Io ho comprato di Asciugamani, marchio di qualità, la potete usare benissimo. Canotta taglia M, 18,99 euro. Concludiamo con un prodotto che può allietare le serate anche magari verso Natale. Si tratta di uno, diversi prodotti, qua parliamo delle carte No Mercy, poi ci sono anche le carte Platinum, le carte appunto classiche, e abbiamo uno sconto che va dal 15 al 38%, cioè solitamente su ad esempio il prezzo che si aggira attorno ai 13 euro, trovate la versione classica 8 euro oppure questa qua No Mercy a 19,99. Quindi anche qui uno sconto imbattibile che vi permette di portarvi a casa delle carte da gioco che sono davvero davvero belle e particolari. Le carte classiche, ripeto, adesso le trovate a 8 euro, quindi un prezzo imbattibile. Bene, per questo video è tutto, iscrivetevi al canale, trovate il link in descrizione di ogni prodotto che sono andato a recensire in questo video, quindi cliccate e trovate esattamente questi prodotti qui sotto, mettete un like, scrivetemi se anche voi avete trovato altre offerte o avete acquistato uno di questi prodotti, dateci magari un'occhiata. Semplicemente ci tenevo a condividere con voi un po' di offerte che reputo interessanti, veritiere e che vi permettono di risparmiare, di comprare qualcosa di interessante a poco prezzo. Alcuni di questi prodotti, ripeto, li comprerò anch'io perché sono veramente ottimali in termini di qualità prezzo. E niente, ci vediamo alla prossima review. Ciao.